Ewayu! Ciao! Benvenuti a Bentornati sul canale di Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video, un altro video dalla villa Elitz! Come vedete, sia dal titolo della miniatura, ma anche qui ci sono tre persone. Ragazzi, ho ammazzato il mio compagno di squadra. Dio santo! Vabbè, tanto era mezzo, dai. Come vedete, ci sono tre persone senza maglia. Farebbero meglio a mettere. Farebbero meglio a metterla la maglia. Dopo. Ciao, Andre! Ok, c'è, è vivo. Oh, adesso sta dormendo. Fuse, Tatino e Sciale. Team senza maglia. Team Repanzo. Contro Rafa Leao in arte home. Super Allan e Cristian Massimino. Ragazzi, partitel. Come vedete qui abbiamo costruito un campetto, porte piccole, è un 3 contro 3, due tempi da 6 minuti. Andiamo. Ciao. Ci sarò io a fare la telecronaca, a raccontarvi le emozioni di questo fantastico match. 3, 2, 1, ci siamo. Chiuso subito con una giocata da napoletano, appoggia per Sciale. Chiuso e Sciale fraseggiano dalla difesa. Trova Tati. Tati cerca una giocata, ma c'è Cristian che prova a prendere palla e farsi vedere, ma intanto il Napoli recupera, anzi i senza maglie recupera. Chius sulla fascia, avanza, vede il portiere e calcia troppo a lato. Ruba palla Tati, ma Omar che è sempre sul pezzo e cerca di avanzare. Scarta uno, scarta due, si appoggia a Cristian. 1-2-3-2, incredibile, finta di Omar che calcia. Sciale chiude tutto, signori. Alla battuta Omar che cerca una giocata inaspettata, sarà rimessa dal fondo per la squadra senza maglie. Chius attaccato da Super Allan che cerca di beffarlo con un anticipo fugace. Sciale boom che riprende palla e può battere il fondo. Chiuso. Non l'adattati. Un passaggio inverosimile. Trova ancora Omar che cerca la giocata leziosa. Ma c'è ancora Fusli che lotta. Si appoggia a Tati. Tati ancora cerca il tacco. Palla larga fuori. Sarà rimessa dal fondo. Per la squadra con le mani. Super Allan la ridà a Omar. Omar punta Fius. Sarà ancora rimessa dal fondo da parte della squadra con le maglie. Cristian pressato da Fius. Se ne va. Bravo Tati. Vince il contrasto con Tati. Si intercetta insieme. C'è una serie di falli, una serie di situazioni. Però la palla va ancora lì. Omar sbaglia a porta vuota, incredibile. Cazzata! Non ci credo. Guardate, mio fratello. Io di fateci sapere su tutti i commenti se era fallo. Ha ucciso sto figlio di Omar e Super Allan fraseggiano ancora i due. Cercano di uscire fuori. Ancora Omar porta palla, guarda il suo avversario. Si appoggia a Super Allan, chiede l'1-2. Ma Sciale intercetta tutto, attenzione incredibile, potrebbe calciare, non lo fa. Super Allan, Super Allan verrà rimesso in gioco da parte di Sciale, che dovrà battere la rimessa laterale per la squadra senza maglie. Cerca di farsi vedere Tati, arriva Fius. 1-2 incredibile. Fius batte l'angolo. Cerca i compagni, trova Enzo che non trova la porta. C'è Sciale alla battuta. Intercettato quasi, poi arriva. Arriva Tati che calcia, chiede un calcio di rigore per un tocco con le mani da parte di Omar, che dice giustamente che calcio d'angolo perché la palla era fuori misura. Quindi direttore, l'angolo gioca. Omar, calcio d'angolo. E fui calcio d'angolo. Si può partire con un calcio d'angolo, parte la squadra senza maglia. La palla passa, Tati la liscia. Lotta con Cristian che riesce a chiudere. Si fa vedere Sciale anche Fius. Fraseggia con Tati. Tati la tocca dentro. Occasione incredibile. Divorata da Sciale davanti alla porta. Sarà rimessa dal fondo. Dice di andare su Omar ai suoi compagni di squadra. Cerca un appoggio. Sulla rimessa dal fondo trova subito Cristian che viene attaccato da fratello. Arriva Omar. Gol incredibile da parte del 17 con la maglia. Un gol incredibile, signore, dalla distanza. Incredibile Omar, veramente trova la giocata decisiva per sbloccare il match. Tati punta Super Allan e se ne va, calcio a porta. Cerca subito di rimettere in parità la situazione. Super Allan per Omar. Super Allan ancora, si sposta la palla. Cerca Omar che viene fermato da Tatino. Incredibile, calcio in porta. Vicinissimo alla rete Tatino. Super Allan porta palla, dà la palla ancora a Omar. Grande intesa tra i due. Ancora Omar, Tati fermo, li guarda. Allarga Super Allan che cerca un pertugio, lo trova con Omar che c'è il compagno a sinistra, ma calcio a porta. Palla deviata, sarà calcio d'angolo. Cristian alla battuta del calcio d'angolo. Ancora Super Allan, attaccato da Fius che ruba palla con la garra. Fius Gamer, rete fantastica. Siamo un Super Allan con la grandissima voglia di segnare, aggredisce i compagni e gli avversari. Super Allan punta Fius, se ne va, vince il contrasto con Tati, però recupera Enzo, che invece no, non controlla la palla e sarà quindi calcio d'angolo per la squadra con le maglie. Zoppa vistosamente Super Allan, che trova come al solito Omar, che cerca un appoggio, lo trova in Cristian, attaccato dal fratello, incredibile, però Cristian sposta palla, supporto da Super Allan,
Ancora superata per Omar. Omar la finta. Calcio a porta. Finisce il primo tempo, ragazzi. Sono passati 6 minuti. Risultato sul pareggio 1-1. E quindi emozioni da parte di Super Allan. Poi finisce qui il primo tempo 1-1. Gol di Omar. Gol di Fius sul mio errore. Cambiamo campo e speriamo di vincerlo. Super Allan si appoggia a Christian. Christian ancora su Super Allan. Che porta palla. Super Allan l'allunga un poco troppo. Trova Enzo che lo ferma tranquillamente e porta palla. Omar dice giustamente che la palla è uscita. Torna anche Super Allan a coprire per dare una mano ai compagni. Si sporta palla. Cerca dentro Tati. Viene fermato da Christian che può ripartire. Fallo, fallo. Fisso e Sciale. Si cercano i due. Ancora Sciale che sbaglia il passaggio, intercettato da un Super Allan grintoso in questo inizio secondo tempo. Fius punta e sbaglia, rischia di perdere palla. Attenzione, però trova lo stesso Sciale che prova a ritrovare Fius. Tati al momento non si fa vedere. Sta facendo di tutto per tenere. Basta. Tocca la palla ancora con la sola. Va via da Super Allan. Guarda il compagno e lo trova. Fius cerca di portarla avanti. Fermato da Omar. No. Riprende palla ancora. Lotta tra i due. Fantastica. Fius di tacco. Prova la giocata. Fermata da Super Allan. Che calcio dalla distanza. Sarà ancora rimessa laterale. Battuta da Super Allan. Omar entra. Che salvataggio miracoloso da parte di Enzo. Ancora Omar. Prestato. Trova con una palla incredibile Christian che non aggancia. Intanto c'è Fius che trova Tati che può calciare. Chiuso da un ottimo Omar che se ne va ancora. Grande giocata da parte di Omar. Chiuso da Sciale. Possono ripartire. Ancora Omar incredibile. Che chiusura. C'è il compagno libero. Ancora Super Allan. Che cosa sbaglia? Super Allan ragazzi a porta vuota da 2 centimetri. Dopo una grande giocata di Omar. Si riparte dal fondo. C'è Fius che si allarga e calcia. Vicino alla rete. Ancora la squadra senza maglia con una grandissima conclusione da parte di Fius. Omar, Super Allan. Fraseggiano da dietro, cercano uno spiraglio per uscire dal pressing asfissiante degli avversari. Ancora Omar. Super Allan, controlla. Porta palla, calcia dalla distanza siderale. Che gol fantastico. Prodezza del capitano che trova un gol dalla distanza veramente interessante e difficilissimo. Omar. Si appoggia su Christian che la controlla di esterno. Lo pressa il fratello. Grande palla di Christian. Però la palla era già uscita. Poteva essere la giocata della serata proprio. La giocata della partita, del match. C'è Tati alla battuta. Ti fa vedere Enzo. Appoggio di Tati. Enzo. Per Fius. Madonna mia che grande intesa tra i due. Cioè si è chiuso un triangolo pazzesco. Ed Enzo a pochi millimetri dalla porta non riesce a indirizzare il pallone. Verso la porta di Tati. Omar se ne va. Ne scarta uno ma non scarta Sciale che chiude per ben due volte la palla. E attenzione, ancora chiusura da parte di Super Allan che cerca di verticalizzare subito verso Christian, ma non lo trova, sarà rimessa dal fondo. Fius parte da dietro, cerca un compagno, prestato da Super Allan, a questo punto si appoggia a Sciale. Ancora Sciale, la porta con la sola, cerca uno spiraglio. Ancora pressing da parte del capitano Super Allan che ha dato tutto stasera. Ancora a pressare, guardate che voglia. Intanto Fius avanza, cerca uno spazio e Tatino non riesce a ribadire in tapin. Fius. Super Allan chiude benissimo. Sarà ancora laterale. Ancora Fius dentro. Cerca di sorprendere tutti con un passaggio per Tati che manda la palla sul fondo. Sciale trova Fius che cerca uno spiraglio ma viene fermato da Christian che va sempre ad attaccare la palla. Superato dal fratello. Ancora Super Allan in pressione. Super Allan può chiudere tutto. Invece no. Divora un'occasione fattibilissima con la porta sguarnita. Ma niente da fare. Ripartono la squadra senza maglia. Può riprendere palla maglia se con la... Cazzo, non ce la faccio più. Cadenzo. Oh, no. Frasso Murene mi ha fatto fare questa cosa e peggio la partita. Omar cerca di andare via, ma chiuso da Fius che calcia verso la porta e si divora forse l'ultima opportunità della partita. Ci sarà l'ultima azione della partita, quindi ultima possibilità. Chiede recupero Enzo. Vediamo come andrà a finire. Super Allan per Christian che sbaglia l'appoggio. Questa potrebbe essere la giocata che chiude tutto. Fius ancora con la palla lì verso il fondo. Cerca Enzo ma chiuso da un grande Super Allan. C'è ancora Omar che allarga la palla, che va verso la rimessa laterale. Forse ultima opportunità per la squadra senza maglie. Cerca di controllare palla per dare l'ultimo pallone che potrebbe essere decisivo. Christian chiude. Ultima opportunità.
Fius dentro per Enzo Della Liscia. E signori, finisce qui un match combattutissimo, incredibile, 2-1 per la squadra con la maglia. Decide il gol di Super Allan. Vamos! Che importa questo? Commentate. Bella. Qui sotto hanno messo il pullman. Ma se non mi sembra. Ragazzi, se il video vi è piaciuto e volete altri video con i ragazzi della Villa Elizio, puoi... lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e ai canali che vi lascio qui sotto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, raga! E voglio. Ciao!